Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale, io sono Diego e oggi siamo su Clash of Clans, ma sarà un video ovviamente molto speed, molto veloce, nel quale vi devo parlare di una cosa abbastanza importante. E sì, ok, voi direte: Diego, ma tu ieri hai portato la tabella giornaliera e oggi la stai già strafalciando, mandando via. Sì ragazzi, oggi è lunedì e domenica i video non ci saranno, cioè no, vi spiego bene. Oggi vi porto questo video e domani, lunedì, non ci saranno i video perché io partirò, andrò a sciare e tornerò martedì. Però da martedì in poi utilizzeremo quella tabella. Oggi vi devo fare questo video importante prima di partire. Poi ragazzi, per il resto avrete i video come scritto nella tabella. Molti di voi mi hanno dato dei consigli, molti mi hanno detto: Diego, fai un giorno solo di tutorial. Ma non vi preoccupate ragazzi, i tutorial si saranno ma alternati ai giochi, perché un giorno solamente di tutorial così non mi sembra una cosa, cioè i tutorial ci saranno ma alternati, quindi non vi preoccupate. Ho studiato per un bel po', per un bel po' di ore di italiano, io e Jake abbiamo studiato, no, che scherzo, però comunque abbiamo ben ragionato e adesso dovrebbe funzionare tutto per bene. Comunque, volevo parlarvi del clan di Clash of Clans. Finalmente ragazzi, è la terza volta che creo un clan del mio canale, ma questo sarà quello funzionante, ve lo prometto, ufficiale, e che andrà avanti per bene. Il clan ragazzi è questo qua, si chiama Zadiegazada semplicemente. Il tag clan lo trovate qua, sotto in descrizione, comunque è questo qui. E per adesso il co-capo è Spartano, che sarebbe uno dei miei migliori amici, comunque abitualmente vicino insieme a me. E lui sarà insieme a me, colui che gestirà il clan. E ho messo delle regole molto importanti per poter gestire bene il clan. Io cosa ho fatto in precedenza? Cosa avevo fatto nei miei vecchi clan? Avevo messo che il livello era molto basso per entrare, quindi era un po' una cosa difficile gestire il clan per tutti quanti. Quindi adesso ho deciso, lo so che sono stato un pochino duro, ma capitemi che uno dei pochi motivi, una delle poche possibilità che ho per poter gestire il clan in modo semplice, perché ad esempio vi spiego: se io metto un clan che possa entrare persone dal livello 50 fino al 100 e passa, capitemi che nelle guerre non posso mettere quelli del 50, ma andrò a mettere i più forti. Invece ragazzi, mettendo come ho fatto adesso un clan solamente livello 85 più, mi raccomando, non mi inviate richieste se siete minori perché non ve le accetterò. Perdonatemi, ma non posso. Se arrivate all'80, impegnatevi. Non mi chiedete richiesta, impegnatevi, raggiungete all'85, ci metterete un mesetto, ma poi potete entrare. Quindi, ragazzi, facendo così avremo più spazi liberi per tutti voi che volete entrare, essendo solamente per alcune persone di livello 85. Ho messo TH8 e TH9, ben messi, poi magari anche superiori se volete entrare, se siete un TH10 magari. Voglio comunque spiegarvi un pochino di cosa si tratta. È un clan che ci sarà sempre guerra. Ho messo solo subito minimo 1000 coppe, che comunque è veramente molto leggero, perché 1000 coppe non più alte, perché comunque può capitare che uno magari sta in farming ed è sceso di trofei e quindi magari non ha troppi trofei. E mi sembra un pochino giusto svalidare quelle persone. Comunque, ragazzi, in questo clan faremo tantissime guerre. Siamo, beh, due, come ho detto, potete chiedere a Spartano tutte le cose che volete. Comunque si chiama Federico, potete chiedere tutto quello che volete su di me, naturalmente cose possibili. Comunque se dovete chiedere qualcosa riguardante il clan, chiedetelo a lui, noi ci saremo sempre in contatto per gestirlo al meglio. Mi raccomando, date una bella letta alle regole, comunque ve le dico così al volo, sono livello 85 più. Mi raccomando, se siete anche 84, non me lo chiedete perché. Perché comunque poi uno dice: vabbè, io sono 83, vabbè, sono 80, vabbè, sono 79 e poi è un casino. Quindi voi raggiungete 80, livello 85 e potrete entrare. TH8, TH9 ben messi, superiori. Chi non fa due attacchi in war è out. Mi raccomando, ditemelo se non potete fare attacchi, perché se voi non me lo dite e non fate attacchi, così perdiamo solamente guerre, non mi sembra una cosa giusta. E poi ragazzi, mi raccomando, se uno non vuole fare attacchi, è molto semplice, basta che va sulla info e clicca no, anche no. Io però che voglio farle faccio partecipo. Quindi mi raccomando, fatelo sapere in questo modo. E niente, quindi donare per ricevere, mi raccomando, fate donazioni e ricevete, cioè riceverete truppe, in senso, cioè non potete magari aver donato due truppe e averne ricevute 300 o 400, mi sembra una cosa un po' particolare. Quindi mi raccomando, per ricevere dovete donare prima voi. Poi ho messo che per l'anzianità ci sarà con 500 donazioni. Mi raccomando, non vuol dire che se uno è anziano non può essere espulso da clan, perché se uno diventa anziano, quindi 500 donazioni, e poi dopo le 500 non dona più, ci saranno anche per lui espulsione, ecco. Prima lo avvertiremo, poi magari. Con capi, con fiducia, per adesso ci sta solamente Spartano. E la cosa vuol dire: non insultate, non bestemmiate, e comunque, beh, YouTuber clan.
Porterò molti video sul mio clan, magari qualche war insieme a voi, così potremo anche essere più vicini. Creerò anche un gruppo Telegram molto probabilmente del clan, nel quale andremo a parlare solamente del clan, non di altre cose. Una cosa vuol dire, le guerre ci saranno sempre, una volta a settimana o due, questo dipende da come riusciremo a gestire il tempo io e Federico, io e Spartano. E niente ragazzi, cosa volevo dire inoltre? Mi raccomando, non mi fate richieste più basse perché comunque non vi accetto, non vi accetto. Ve lo dico perché cioè, non è che voglio essere duro, ascoltate, non è che voglio essere duro, ma capitemi che io ho avuto ben tre clan e sono andato con eliminarli alla fine perché non si potevano gestire. Quindi sono duro perché comunque voglio che esca qualcosa di fatto bene. Provatemi, sono un po' così in affanno, ma sto caricando questo video e tra poco devo andare a mangiare e poi partiamo domani mattina. Dobbiamo andare ancora a comprare tutta la roba, è un casino tremendo. E niente ragazzi, comunque spero che questo video vi sia piaciuto. Mi raccomando, fatemelo sapere qua sotto in descrizione. Ditemi cosa ne pensate, mi raccomando entrate se potete. E niente ragazzi, come detto, spero vi sia piaciuto, mi raccomando lasciate un bel like, entrate così facciamo subito delle belle guerronze. Le guerre saranno come detto da massimo 20 persone, non di più, quindi è meglio che vedete conquistare, ecco, la guerra. E niente ragazzi, comunque per Diego è tutto, lasciate un bel mi piace anche alla pagina Facebook e Instagram, trovate qua sotto in descrizione, siamo quasi 800. E ragazzi, come detto, da Diego è tutto, noi ci vediamo alla prossima, ciao belli!